Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buonasera dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Prende il via il piano di rilancio dell'area di crisi industriale di Torino che il Ministero dello Sviluppo Economico agevola con 50 milioni di euro per le imprese. Dal 12 al 25 luglio fino alle 12 del 20 settembre apre lo sportello online per gli incentivi. L'intervento rientra nell'ambito dell'accordo di programma approvato l'anno scorso dal Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Si faranno a Torino i motori per i primi camion indiani a gas liquefatto naturale. L'accordo raggiunto da FPT Industrial, il brand globale di Iveco Group, e Blue Energy Motors. Covid al via da domani, la prenotazione per la quarta dose per gli over 60 sul portale ilpiemontetivaccina.it. Da venerdì sarà possibile anche recarsi direttamente in farmacia. Truffa aggravata ai danni dello Stato e l'accusa mossa a una quindicina di persone di nazionalità romena dalla polizia locale di Casale Monferrato. Avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza cui non avevano diritto. Taxi introvabili per lo sciopero, la protesta contro il disegno di legge concorrenza. Anche a Torino i tassisti in piazza, in 200 occupano piazza Vittorio Veneto. Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante, sono le parole di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, che ha raccontato ad un quotidiano la sua lenta ripresa dall'aneurisma cerebrale dello scorso aprile. È tutto, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.